Thank you.
Ciao a tutti! C'era lo fermo un po', vero? Mi sono ricordato che mentre stavo facendo fatica live dovevo buttare fuori la spazzatura. Mi ho detto merda! Devo buttare fuori la spazzatura! E sono andato a buttarlo. Quindi ci ho messo un pochino più del dovuto. Però ci siamo! Come va, gente? Oggi si gioca Smash Ultimate contro di voi. Sperando che connessione permetta e tutto. Me lo sentivo che c'entrava la spazzatura. Credo che le uniche due o tre volte in cui è andato avanti per a lungo lo starting soon col uff era perché o mi stavo cagando addosso e quindi ero andato urgentemente al bagno, o perché dovevo buttare la spazzatura. È una delle due di solito. Fino adesso non c'è stata una terza opzione. Si è allenato a fare le combo di Kazuya. Da quando ho fatto il video non ci ho più giocato. Quindi no, non credo. No, Smash. Non posso. Cioè, quello lì non ci posso fare nulla. Se non avete Smash per giocare insieme, non ci posso fare nulla. Come sempre, facciamo la solita regola che farò una stanza molto piccola in modo che non possa entrare troppa gente. Chi è già entrato una volta non può entrare più di una volta, a meno che le persone iniziano a ripetersi. In quel caso lì si può entrare più volte. E altre regole? No? C'è altro? Non mi sembra. Quindi con l'ultimo personaggio finirà la prima parte del World of Light. Probabilmente sì, a questo punto qua. L'obiettivo mettere è questo qua. Comunque va bene, ho catturato 9 Tepig cromatici su Go. Come ho fatto qua 9? Infinite! Grazie abbonamento per comprare in preventi 3 mesi. Brr, comincio a sentire il freddo. Quasi, quasi, non ancora. Si avvicina però. Tanto se non sbaglio, dovrei aver fissato qua sopra, perché era un po' che ne parlavo, non volevo più che i messaggi comparissero durante gli alert, proprio perché molto spesso buggavano la finestra di alert, facevano un casino incredibile. Credo di averli disattivati, non ne sono sicurissimo perché non è mai chiaro questa roba qua. Credo che adesso non compaiono più i messaggi. Perché tanto in ogni caso su schermo non sono necessari, visto che li leggo sempre. Quindi ho deciso di nasconderli per il momento e tanto li leggo io dopo. E fate quel che avrei anche su Smash? Bisogna vedere, bisogna vedere. Non credo, non credo. Con Smash non sono troppo bravo, c'è gente che gioca molto più a Smash. A differenza di Mario Golf, se non l'avete visto, è uscito sul canale di Freak un video dove giocavamo assieme a Mario Golf. Voilà. 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 C'è un video di Mario Golf assieme.
Mi ho dimenticato di mettere questa roba a posto. Come la metto a posto? Qua? Yes. Ok, thank you. Meglio così. Risolto. Best camera angle. La telecamera è troppo in alto secondo me. Quella di prima è un po' potrebbe essere. Il fatto è che non c'ho un treppiedi più basso, quindi è difficile metterla più in basso. Nel fermo Graver che usa Kazuya su Smash e le sue combo infinite. Non ho visto niente su quanto sia effettivamente forte Kazuya su Smash e roba simile. Non ho idea. Soltanto che quando ho utilizzato io durante il World of Light è andata davvero molto bene. È una delle poche volte in cui ho perso poco. Di solito perdevo più spesso. Non so se perché ho trovato degli spiriti molto semplici oppure perché è super forte. Non ho idea, però quella è la mia esperienza per ora. Come si è sentito a fare Eagle invece che ne pensi di Brooke ha fatto Albatross? Io Eagle l'ho fatto due o tre volte massimo. Mentre Frozen a questo punto ha fatto due volte Albatross quando nessun altro di noi l'aveva fatto una singola volta. E non l'ho ancora fatto io. Beh. È abbastanza culo. Perché se poi avete visto tra me il golf tra me e lui l'altro giorno, non è che lui sia così bravo. Io sono più bravo rispetto a lui a Mario Golf Super Rush. Quindi era culo. Qual è il tuo meno che personaggio usi di più? Mi trovo davvero molto bene con Sephiroth. Non ho ancora messo però il tilt con il secondo analogico. Lo dovrò fare prima o poi. E non lo so, voglio provare Kazuya oggi, ovviamente. C'è Kazuya con un nuovo personaggio, voglio provarlo, si utilizza Kazuya. Immagina la potenza di Bowser ma con il recupero di Pit. È un po' simile, Abbastanza. Perché è super. È il secondo tank più pesante del gioco, credo, Kazuya. Appunto, most da tank, ma c'ha anche una buona recovery, c'è un sacco di roba davvero buona. Non mi sembra male come personaggio. Appunto, non so se è OP, perché lì bisogna sempre vedere se. Con i pro player, se loro lo sanno utilizzare bene, bisogna vedere tutto, bla bla bla. Però. Da casualone che la porta su World of Light mi sembra molto buono. Vedo che ti ricordi i miei consigli. Allora, e me li ricordo sempre, semplicemente non li faccio. Cioè, è sempre così. Uno dei personaggi che odio di più. Il villager. L'abitante di Animal Crossing. Abitante Fuff, mi fanno cagare loro. Abitante! Sì, no, no, non mi piace l'abitante. È super fastidioso. Sei pro o contro ai gatti? Sono pro ai gatti. Perché dovresti essere contro? Quando mai? Per quale motivo dovrei? Dice ad Alexa. Ok. Alexa! Stop. Non gli dico Alexa Twitch Prime. Non potete decidere voi quando attivarlo. È la mia decisione di decidere quando si attiva il Twitch Prime, ok? Non ora. Non in questo momento. Hai sentito la storia del Massero? No, non so niente. Se c'è drama, casini vari, YouTube Italia, Twitch Italia, io non so un cazzo. Come sempre non so un cazzo, quindi potete fatti sapere se non importa. Ciao Fro, come va? Entra senza la parola drama, fatemi sapere. No, è una cosa personale. Ah, ok, allora, se è personale. Devo saperlo io se è personale, non credo. Tutto bene voi? Io tutto bene, tutto bene. Visto che l'altro giorno ho battuto su Mario Golf Super Rush, vuoi perdere pure i Smash Ultimate Frozen? Per caso? Ok, ora? Inizia a giocare da 10 minuti, non ora. Però se puoi solo ora ti posso... Posso pure fare un'eccezione e fare ora. Arrivo su disco, vabbè. Prima di fare i combattimenti con voi, faremo un combattimento di prova, di allenamento con Frozen. Ospite speciale. Fatemi aprire Discord.
Non me l'aspettavo come cosa, però è comparso un Frozen selvatico. Ha detto, uè, 1v1 me IRL, e lo devo 1v1are IRL a questo punto. Infatti manca accendere la Switch. Era da un sacco che non utilizzavo il Pro Controller, non sono più abituato. Tanto devo dire, mi fa davvero difficile fare le mosse alla Tekken con il Pro Controller, perché sono abituato al controller della PS4 Pro, che c'è analogico in un punto differente e non sono abituato. Ciao. Hello, come va? Uè, tutto bene, tu? Tutto bene, tutto bene. Ok, è tempo di prenderle. È tempo di prenderle. Senti... non gioco da un po' a Smash, ok? Senti... sicuro di te? No, ho appena detto il contrario. Ti senti pronto alla vittoria? Forse, devo. Ma non lo so. Dovresti. È una buona mentalità con cui iniziare. Mi fa schifo la vita. No, aspetta. Let's go. Arrivo. Allora. Tempo di prenderle. Guardate. Aspetta che guardo anch'io. Voilà. Smash. Let's go. Mi piace questo Smash. Questo qua è... Io stamattina che stavo cercando di fare la copertina per il video, quindi ho aperto una partita per fare una foto al background. Ok. mi serviva il background, mi serviva una foto e alta risoluzione di Kazuya. Dovevo aprire una partita e fargli una foto. Dammi un secondo che sta aggiornando. Sta mettendo più del previsto. Ci metto 3 minuti. Arrivo. Sì, gioco anch'io, gioco. Assolutamente. Cioè, io userò il mio personaggio più forte. Chi è il tuo personaggio più forte? Lucario? No. Ogni volta cambi, mi ricordo che è Lucario. Scusa, devo. Cambia ogni volta. Ma quanto sei bello. Fuck off! No. Oh, ma prossimo spacchettamento. Quando lo facciamo? Ma basta. Ma quanto abbiamo spacchettato. Oh, se te non vuoi, posso farlo io da solo se proprio devo, eh. No. Mi sacrifico, no. E mi metto lì da solo, sacrificato al Frederick Store per fare lo spacchettamento da solo. Se devo lo faccio. Come facciamo a fare una stanza? La stanza andassero così. Come l'ultimo e li farei tutti i giorni. Ah sì. Allora crea stanza. Crea una stanza dove farti entrare, ok? Comunque vi dobbiamo avvisare di una nuova cosa che faremo io e Gravir. Abbiamo in progetto una nuova serie. Mi piace che ogni volta che vado in live scopro che devo fare una nuova serie con Frozen. Ma quello che ogni volta la invento così per creare hype a caso. Sì, ogni volta scopro che c'è una nuova serie con Frozen, va bene. Non ti promette mai più. Sono curioso di scoprire cosa sarà adesso. Io e Gravir giocheremo insieme a The Binding of Isaac. Gravir mi insegnerà a giocare. Buona, quindi una tortura. Perché? È tremendo insegnare qualcuno a giocare a The Binding of Isaac. Vabbè, le regole base le so, dai. Best personaggio secondo te e personaggio peggiore? Best personaggio... sicuramente non Ness. Basta. Ma per adesso direi Kazuya, perché devi essere un drago per saperlo usare bene. Toh, ti ho mandato la password su WhatsApp. Abbiamo troppo... No, dai, ma che cazzo è sta password? È lunghissima. Mi dava l'opzione di mettere tipo fino a 8 cose. Devo mettere la password lunga. Ho capito, ma potevi mettere il classico 69696969. Credo che vi potevo mostrare adesso. Eh no, perché sennò pure la gente lo capisce, lo sa già come faccio le password. Quindi adesso devo fare delle password veramente password. Che palle, vedi? Questo è perché sei scontato. Ma perché è così lenta la Switch a scaricare? Dio santo. Devi scaricare l'update. Porco Dio, eh? Devi scaricare l'update? No, lo sta aggiornando ora. Sta già facendo. Manca un minuto e ha fatto tutto. Devi aggiornare l'update? Sì, sta inserendo l'update nel gioco. Ok, buono. C'è un pronostico. Cosa avete fatto un pronostico tra me e Frozen? Ok. Let's go. Mi sa che Lord ha fatto partire un pronostico. Aspetta. Comunque, ci tengo a sottolineare che io questi giorni non sto streamando perché mi hanno fatto incazzare. Me l'avevi detto. Chi vince a Smash, Gravir o Frozen? Secondo me, qua vince Gravir, secondo me. Non puntate su di me se volete perdere. Se volete vincere, scusa. Ecco. Non puntate su di me, Cristo. Sono due negativi. Non ti preoccupare, ci sono 50.000 bacche su me e 1.000 su te.
Letteralmente il 98% delle bacche sono su di me. Se facciamo Rocket, che sappiamo già che è il contrario, vero? Ah, ovviamente, non c'è dubbio. Ok, meno male. E anche se facessimo Mario Golf, sapremmo che è il contrario. Dipende, mi sono allenato. Riesco a fare gli albatros più spesso. Okay, io non ho mai fatto un singolo albatros in vita mia. Io ne ho già fatti tipo 4. Ma come cazzo fai? Non riesco a farne neanche uno. Ma non lo so, tipo boh, escono. Cosa significa non escono? Non capitano a caso. O c'è il culo, c'è il culo. No. Invece sì. Culo. No, io non c'ho culo. Io di sicuro non c'ho culo. Suka, sto arrivando. Allora, basta. Quante informazioni che mi dà. Scegli un personaggio. No, aspetta, allora online. C'era, tra l'altro, c'era la gente che mi ha detto che la copertina di oggi era uguale a Kazuya. Cosa che non l'avevo fatta apposta. Non ci stavo pensando. Ci ho pensato dopo e ho detto, ah cacchio, è vero, posso assomigliarci perché ho un po' la stessa forma del taglio di capelli e mi ero messo la lucina sull'occhio come lui. Era tanto bello. Però potevo modificarla ancora di più per assomigliare più a Kazuya. Potevo farmi le sopracciglia più come c'è a lui in questo modo qua. Potevo tenermi la barba. A me è piaciuta un sacco la miniatura, te l'ho anche scritto. È sempre difficile da fare quella di Smash. Scegli un personaggio! Scegli un personaggio! Non gioco da un po' a Smash, nel senso mi stavo allenando, poi ho droppato perché stavo giocando ad altro, non mi ricordo il periodo, però sono comunque meglio di come ero prima. Ah, è il tuo nuovo main? No. No, ok, come sempre cambia ogni volta, non sappiamo mai qual è il vero main. Come si gioca? Mi lasci tipo un secondo per capire i movimenti? Yes. Mi sto caricando, come Budokai 3. Le pop! Sì, lui sceglie i personaggi di cultura. Siamo pronto? Ok. Vai. Wow. Minchia quanto fa male. Lui fa molto male, ti assicuro. Mi sa che non sa neanche come funziona lui e cosa può fare. No, non l'ho ancora visto. So solo che ha tipo 28 combo. Sì, ce n'ha davvero troppe. Ce n'ha davvero troppe. È difficile anche farle. Boom. Mamma mia, che stecca che tira. Ti dico, fa male lui. Fa male lui, ti assicuro. So tipo che ha una combo pazzesca che fa... cioè un attacco che fa 18%. Ed è... ah, c'ha molto di tipo peggio. Ah, poi premendo un solo tasto fa tipo una quello combo infinita. Questa? È questa? No. No. Cosa stiamo facendo? Ti sei abbassato con quella con quell'attacco lì. No! Porca miseria. Vabbè. È scivolato. Sì, perché wow. Mitra non ha... no, mi sto suicidando. Ah, ok. Mitra non ha... Pyra non ha il backup come Mitra. Sì, ce l'ha leggermente peggio, è vero. Fighissimo Kazuya, rifacciamola. Mi piace un sacco. È bellissimo Kazuya, secondo me, da usare. Credo fammi sia... le combo. Rimango fermo, fammi le combo, le voglio vedere. Te l'avevo fatta in realtà quella lunga. Sì, ma voglio vederla tipo tutta. Perché in realtà lì stavo cercando di uscirne in qualsiasi modo. Tra frame eccetera, ma non riuscivo a capire nulla. Nulla. Ma poi perché è dorato? L'ho messo la skin dorata perché mi ricorda Dio Brando. A me ricorda come si chiama? Like a Dragon. Like a Dragon è il gioco, no? Like a Dragon è il sottotitolo. Yakuza. Porca 40... Yakuza, esatto. Fatto, ma sente in tre combo? Falla. Bro, ma se la fa intera fa così, vabbè, non male. Ma non è un po' tanto. Secondo me sì, però ci sta. Poi c'è pure, c'ha pure un regge incredibile, spara laser, C'ha la mamma c'ha la mamma demone lui, Lo so. Non ci sbagliamo, non ci c'ha sbagliamo. La mamma demone, ok. Cos'è? Il nuovo metodo che usate voi giovani per insultare le mamme? Sì. Vabbè. Bella, bello, bello. Nice. Woo!
Oh! Para! Mitra! Para! Mitra! Mi piace che si chiama Mitra comunque. Mi fa sempre strano come cosa. Uff. Sto cercando di prenderti con quello lì. Ah già, c'è pure un'altra mossa. Aspetta, che voglio fare. Vabbè però. Ah, non sei fuori, non sei fuori, non ti preoccupare. No. Dammi lontano. C'è una cosa che voglio provare a fare. Ah, niente, niente, niente. Tanto che sta... questa partita qua non è molto ufficiale, visto che t'ho fatto 90% di danno all'inizio perché è stato fermo. Sto cercando di fare quello lì. Cosa? Pua! Porca vacca, che male. È la mossa alla Bowser. Però non so se è più forte o meno forte, però di sicuro fa male. Che cazzo? Perché ho fatto quella? Quanto stai scappando? Vabbè. Che cazzo? La calcio di culo! Vieni qua! Ok, va bene. Quello se colpisce fa male, eh. Quel pugno lì se colpisce fa male, ti assicuro. Non sono riuscito. Ok. Se usare Pyra all'inizio non è una scelta saggia. In realtà bisogna usare Mitra. La miseria. Ok, sempre questa mossa qua. È l'unica che ho per targettarti senza subire le tue combo da vicino. Funziona. Quello con Coda, sì. Anch'io lo utilizzo spessissimo. È come quando uso Sephiroth, che mi capita spessissimo di utilizzare la sua. Wow! Hai fatto la dodge perfetto. Non so se ti ricordi, ma io tipo ogni 3x2 riesco a farli, non so come. Devi semplicemente schivare all'ultimo secondo, praticamente. Yeah, boy. No! No, dall'altra! Fuck. Era scontato. Wow, perché ha tirato un calcio alla parte opposta? Non c'è ancora password e modo per entrare, siamo io e Frozen adesso. Quindi non c'è... Non c'è ancora una stanza per giocare insieme. Lo so che il titolo è giochiamo insieme, ma è arrivato Frozen a casa, quindi ho detto shit. Ai! Dai pugnetti leggeri lui, battuta, nonostante tutto. Nonostante sì, sei partito con il 90% all'inizio. Dai, gioco un po' meglio rispetto a prima. Vuoi fare la serie finale? Sì, dai, facciamo una serie, perché sennò... Usi ancora Fire Mitra? Sì, sì, uso sempre l'oro. Adesso. Okay. Se ti va, Se no, cambio. Sì, sì, sì. Tu usi sempre. Ah, ok, cambi. Fai a me. No, voglio cambiare di vestito. Voglio mettere a petto nudo. Okay. Deve essere arrabbiato, deve essere potente. E per farlo, deve essere comunque, Smash è bello. Però la community di Smash dovrebbe capire che Nintendo stessa considera questo gioco un party game. Sì, infatti, sì. Infatti, sì. Mi spiace, raga. Anche Sakura è tipo: no, no, no. Questo non è un picchiaduro, è un gioco per famiglia. Sì, sì, sì. Che bella la skin base. Sì, mi piace un sacco. Ma cosa? Porca vacca. Dai. Cosa? Wow, wow, wow. Ok, buono. What? No, sali, sali. Vabbè. Non posso. Ho preso quello lì. Mi toglievo. Perché non mi piace. Uff, bello Devil. Come? Uff. Ma ha fatto non prendere. Mamma mia. Ma ha fatto non prendere. Sto chiedendo come faccio non prendere queste mosse qua. Ma sto davanti alle piattaforme. Ma poi che mappa è? Final Fantasy 7 in modalità... Bello. Come si chiama? Modalità? Rovine? No, piattaforme? Mamma mia. Stammi lontano. Vabbè. Ok. Si rovina, ok. Lampo! Grazie abbonamento con Prime prima di 3 mesi. Ricordati di entrare nel gruppo se non ci sei già. Beh, 23 mesi spero che ci sia.
Bella questa. Mamma mia. Guarda, forse era di un pixel che non ti prendevo. No, no, non ti preoccupare, non è successo niente, non è successo niente. Non ti preoccupare. Madonna, ma quanto danno fa? T'assicuro, non è successo niente. Ti concentrati sul gioco. Cosa è successo? Perché? Non ti preoccupare, non è successo niente. T'assicuro, non è successo niente di diverso. Non c'è nulla di strano. Oh, porca vacca. Come hai fatto? Non ti preoccupare. Fermo. Che succede? Il colpo verso il basso. Ah, ok. Wow, mi ha spaccato lo shield. Yes, boy. Cacchio, devo fare due barrette di vita così? Sì, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Non è successo nulla. Mamma mia. Devo giocare così? Devo giocare così, però. vabbè. No. 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 Va bene. No. Va bene. Sono gli uppercut, e dai, non è nulla di che. No, non fa tipo 10.000. Vabbè, dopo un, dopo un po' diventa scontata. Te lo lascio fare all'inizio, però a un certo punto anche possiamo anche smetterla, onestamente. Oh. Fine. Comunque, Sabaku, grazie al raid con 1000 utenti. Grazie Sabaku per il raid. È questo che non avevi notato. Ah no, 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 perché non ho visto un flood di roba in chat. Ragazzi, qua stiamo giocando. Grave è una persona bellissima, fa video su YouTube, seguitelo. Thank you. Ricciardo, grazie al momento a comprare per 7 mesi. Ti ho suggerito io a Sabaku, grazie per tutti i tuoi contenuti e per farmi sempre. Grazie mille anche a te. Oggi facciamo una partita di Smash insieme perché è uscito l'altro giorno Kazuya. Adesso non sto, non c'ho la stanza aperta per tutti, c'ho la stanza sotto con Frozen perché è arrivato Frozen. E cosa devi fare? Sei un po' migliorato nei movimenti? Stavi un po' spammando la stessa cosa all'infinito. Sì, 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 quello sempre. Pyre e Mitra servono solo a quello. Vogliamo fare un'ultima? Ok, Fall Guys vibes. Facciamo un'ultima, poi, si inizia veramente con Smash con non voi. Non spammo adesso, dai, gioco normale. Quando ti manda Sabaku, ma tu segui già Gradia. Yeah, let's go. Ma quanto è bello Sabaku? E perché proprio tanto? 3, 2, 1. Oggi mi hanno detto quanti anni ha Sabaku, non ci volevo credere. Ne è una trentina? Mi hanno detto 37, non so se ci devo credere. No, si porta estremamente bene. Non mi sembra abbia 37 Sabaku. Non mi sembra almeno. È stranissimo quando. Addio. È stranissimo quando fai la mossina dove ti abbassi leggermente e il mio attacco non riesce a colpire perché spara un laser altissimo. Dai, però. No. A luglio 33, infatti ecco. Ah, 33, ok, ok. Allora infatti, mi hanno detto non mi tornava. Ma nemmeno a me. No. No. Tutte e due leggermente fuori range. E te che fai una mossa lì come al solito. Sì, Mitra non serve a nulla. Serve solo a ingaggiare così. No. Non so se è vera come cosa. Ma basta, lo fai sempre. A me piace un sacco quella mossa. È una delle più semplici da fare. Sono bellissimo. Cose troppo complesse, tipo questo. Cioè, ce n'è una che non riuscirò mai a far entrare. Uff, madonna, quel calcio. Il calcio è difficile da fare, in realtà. Addio. Sì, uno dei passaggi più lenti contro quelli più veloce. Quello lì è il problema di questo matchup. Laser. 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 Sempre con le mosse a distante. Dannato. Wow. Mi sono lanciato da solo lì dentro. Poi
Vabbè. È bello quando lui tira fuori proprio da un pugnetto leggero. Sei tipo, oh, oddio, sono fuori da mappa. Com'è successo? Ma poi un uppercut del Cristo. Sì, 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 sì. Non credo che ti mai preso con la mossa direttamente davanti, onestamente. No. Niente più pronostic. Eh no, niente più pronostic. Fatto a tencarlo per nessuna ragione. Detto forse riesco a prendere da questa distanza qua con un pugno ravvicinato, no? Mi sembra probabile. Ho sbagliato tasto. Ecco. Addio. Sì, le musiche di Ham sono sempre belle. Infatti è sempre bello per un nuovo personaggio anche per le musiche. So che c'è molta gente che quando annuncia qualcosa che non fa impazzire, lo capisco, cosa che non facciano impazzire, si arrabbiano, però è sempre bello avere musiche in più e roba fighissima. C'è gente che considera più iconico Splatoon 2 di sto gioco. Cioè, cosa c'è di più iconico di Tekken? Sì, mamma mia. Lì è proprio Nintendaro medio, bella. DG. Lui colpisce forte. Te mi ha colpito molte volte, ma lui colpisce più forte. Sì, lui picchia proprio tanto. Ho visto anche nei gruppi di Smash che lo stavano vantando come PG, che comunque è molto tecnico, tante combo. Tipo, sì, sui tanti PG hanno una pagina di combo, lui ne ha 4, mi pare, non mi ricordo. Quindi è molto più tipo mind game, secondo me, con lui. Cioè, lui devi proprio sapere bene cosa fare. Invece, per esempio, Pyre e Mitra... Pyre e Maya. Di base... Maya, Gesuino. Tecnicamente ti basta semplicemente sapere come ingaggiare, quali attacchi fare, ti tiene una debita distanza, quando usare Pyra, quando usare Mitra. Sì, puoi utilizzare quelle cose lì che comunque funzionano. Mimin, Steve o Kazuya? Allora, Mimin l'hanno nerfata, quindi hanno fatto bene a nerfarla. Allora, Steve esso, è carino. Adesso crea la stanza per tutti. Però Kazuya, secondo me, Kazuya è meta, secondo me, adesso. Ma come ogni nuovo PG appena viene annunciato e inserito. Diventa meta per un po'. Password pubblico, queste regole qua. Yes. È stato un piacere introdurmi qua dentro. Voi che state seguendo Gravier perché siete sicuramente fan di Sabaku, seguite anche Gravier perché è un'ottima persona e fa video bellissimi. Una volta ogni tanto succede che esce un video bello, è vero? Ogni tanto, tipo il video dove spacchettiamo è molto bello. Ho pubblicato anche una foto su Chop Submission, il Reddit di Gravier. Se non lo conoscete, io vado a cenare la mia pizza. Ciao. Ciao, Fro. Grazie di essere passato. Ha chiuso la chiamata? Chiudo la chiamata. Allora, gente, siamo rimasti da soli. Siete rimasti con me. Avete visto che skill incredibili che ho con Kazuya Mishima? Non troppo. Passo, ne facciamo una che posso utilizzare tutti. 95-95. Niente di complesso, perché tanto voglio che entriate. Però mi sa che comunque serve la password per non far entrare roba, gente proprio random, perché sennò entrerebbero. Quindi 95-95 password. E l'ID della stanza è FGWJ9. Quindi se volete entrare, così. Come sempre ricordo che se avete fatto già un combattimento, di non rientrare durante la serata per dare spazio anche ad altre persone. Aiutatemi anche voi a ricordare tutti i nickname, perché faccio sempre fatica. Lushu è quello con la connessione più veloce del mondo. Cosa cacchio posso dirgli? E non andate sugli spalti, perché con gli spalti rischiate di far laggare tanto il gioco di più e rischiate tanto di far andare la partita peggio, perché la connessione di Nintendo fa cagare la minchia. Quindi facciamo così. Lushu pronto? Oh, Lushu è anche bravo. Lushu è anche bravo, mi distrugge. Passo del 95-95. Grazie Fanoho. Oggi non c'è psicognomo per fare per fare tutti i messaggi del genere. No, no. Ma dove? Come ho fatto a non prenderlo? Mi prende, lo sapevo. Devo spostarmi, non ci avevo pensato. Ha fatto la schivata. No! Come si fa a uscire da quella combo lì? Perché lui ci è riuscito. Qua mi sa che sono di nuovo fuori. Non l'ha cancellato. Pensavo prendesse il ledge. Ogni volta con i personaggi che fanno la mossa verso il basso spero sempre che prendano il ledge, ma non lo prendono mai. No, adesso sta fuori lui.
Almeno questo. Dai, sono riuscito almeno a fare all'uscio una barra della vita. È già qualcosa, onestamente. Non è per niente assicurato con l'uscio. Ah. Bam. Mi ha fatto il pugno del vento. Lo sapevo. No. Mi è letteralmente scivolato dietro dal controller. Ho fatto così. Mi è scivolato il dito. Perché sei scomparsa la barriera alla fine? No. Tanto non sei mai riuscito comunque a vincere. Lucio è sempre troppo bravo. Iluk. Luke. Non so se sono entrambe L, se sono entrambe I. Grazie, abbonamento comprare per la prima volta. Thanks. Come sempre c'è il problema che c'è un casino. Hello? Hello? Thank you. Grazie. Pronti? Ho detto qual è il personaggio. Mi hanno chiesto all'inizio della live. Qual è il personaggio che odi di più in Smash? Fuffi abitante. Buono. Buono. Ma costa Kazuya. Kazuya costa, sì, 5 euro. Come tutti i DLC. I personaggi del DLC. No, non sono arrivato. Vieni qua, Fuffi. Come ho fatto? Cioè, mio Dio. Ho tencato il colpo, ci sono passato attraverso e ha avuto il tempo di colpirmi, a spostarsi e ricolpirmi di nuovo nel mio colpo. Quanto cacchio è più veloce lei rispetto a Kazuya. Mamma mia. È difficile da usare, è abbastanza complesso, sì. Quanto lo odio, Fuffi. Personaggio più fastidioso a combattere in tutto il gioco. Ti blocca tutto. No. Cacca. Stavo scendendo. Non mi scende. Non mi scende perché i controlli di Smash sono strani. C'è sempre lì la trappola che viene sempre spammata. Ok, e dai! Sto cercando di scendere, non mi scende! Oh, non mi scende! Che fatica incredibile. Che fatica incredibile. Non mi pare stia andando benissimo, no, per niente. Io ho detto che lo trovo il personaggio più difficile da combattere. Almeno Kazuya è un tank. Almeno Kazuya è un tank. Mi ha fatto colpire prima lei. Prende. E qua sono fuori. Ok. Come... what the fuck? Oh, ho preso un qualcosa finalmente. Mio Dio. È la mia hyper armor. Hanno parlato del fatto che c'è sempre una hyper armor attiva. Non mi sembra per niente. Mi sto dicendo pure Fuffi. Mi sto dicendo pure Fuffi. Toh. Cagare. Non mi è andato avanti. Lo sapevo. Wow. Dai. Non volevo andare così distante verso destra. Sinistra. Mamma mia, quanto odio Fuffi come personaggio. Mi dà un fastidio incredibile. Puoi fare un win counter? Nah, non ci voglio. Non è best of 3, no, è una e basta. Perché con alcune persone è inutile la best of 3. Contro Roberto, Leo, contro Lushu. Potevamo fare anche la best of 3. Venivo sconfitto 3 volte di seguito. Cioè non cambia nulla. Sorry, Valve. Spostati.
spostati. Pronti? No. Thank you. Pronti? Ah, come faccio a cancellarlo? Non lo so. Però di prepotenza è riuscito a passare. Devo capire come funziona meglio le lobby per fare in modo che la gente non tagli la coda. Come ha fatto adesso Xoivalve. Che usa Terry. Se utilizza Terry ho già paura, perché Terry non è un personaggio che usi in modo casual. Oh. No, non dire così. Non dire così cosa? Ha saltato la coda. Wow! Molto più veloce lui, eh. Dai! Niente. Mi aspettavo, mi sarebbe arrivato. Sì, Gerudo Valle è bellissima la canzone, come sempre. No! A un centimetro di distanza. Ah, niente. Vicini entrambi, ma quasi. Ok. E qua non credo niente. Preferisci combattere contro velocità o tecnica? In che senso? Sì. La risposta è sì. Shit. Lo Xoival sta facendo parecchio un po' entrambi. È veloce e non è male per nulla. Mamma mia. E dai, colpisci un qualcosa. Qualsiasi cosa. Addio, niente. Ha fatto l'intero stock senza che lo colpissi una singola volta. Wow. Niente, non ha neanche aggrappato. Questa non è andata per niente bene. Questa non è andata per niente bene. In nessun modo. Mi ha distrutto. Non riusciamo a fare nulla. Vacca, vacca. Sicuro hai messo password e ID giusti. Ah, chiedi qualcuno in chat. Yes. Ma quanto tempo ci perdono in questo gioco? C'è gente che è molto brava in questo gioco qua. Io a malapena so come funzionano i tasti. Io ancora adesso gioco ormai da abbastanza Smash. Non ovviamente in modo, in nessun modo attivo, però gioco abbastanza Smash. Ci ho giocato abbastanza. Ancora faccio fatica con i controlli. Per me sono ancora poco intuitivi. Non capisco come la gente dica che è un ottimo party game, perché è tipo il party game con l'entry level più impossibile di sempre. Finalmente ci sono riuscito! Finalmente, per una volta! Ci provo da prima a fare la cacchia di cosa! Ci provo da sempre! Ho preso per una volta! Ah, ci ho provato. Se partiva la per armor, maybe. Ok, dai. Mattani, credo che sia anche bravo. Mi è sempre fatto il culo, da quel che mi ricordo. Questo non mi prende per forza. Ok. Ah, oh, dai, l'avevo preso.
Ok. Mamma mia quanto mi spara lontano anche con delle mosse semplici adesso. Ok, vabbè, c'ho avuto 100% di danno. Vorrei vedere anche. Guardalo là. Che fa le combone. Che fa le combone. Per un attimo ho pensato che avessimo... fossi io quello che era partito via. Non so per quale ragione. Mi stavo per buttare di sotto a caso. Ah, accidenti. Ah. No! Sul serio? Sul serio? Let's go! Ho potuto battere Nick! Per una volta! Con il suo Chrome! Sono abbastanza sicuro che avessi già provato a battere in passato! Prima vittoria contro Matternik! Let's go! Qualcosa! Ho vinto qualcosa oggi almeno! Let's go! Sto già sudando tantissimo, c'ho pure il condizionatore acceso! Sono decompato! No, dammi un attimo! Lascio andare avanti il timer! Devo passare! Sto venendo dal caldo! L'ho sudato davvero questa qua! Ma davvero lo sapevo bere anche. Aiuto. Madonna. Oh, ah no. Ecco come faccio a non far attivare le cose. Nervirin. Cioè, no, Nick, dove si spostate te? Scusa, ho fatto passare troppo tempo. Nick. Nick. Thank you. Pronti? Grazie Nick. Nick, presidente. Vai Remitra. 3, 2, 1, via. Ah, ci teniamo la situazione di prima con Frozen? Mi sa di sì. Mi sa di sì, mi sa di sì. Beh, funziona. Lo capisco benissimo perché venga fatto. Ok. Mi ha perriato in quella mossa che mi rallenta. Non posso andare sopra, io sono... Non sono un personaggio che salta e che fa roba del genere. Vengo da Tekken io. Non posso fare sta roba. Via. Laserone spaziale della morte. Oh. Non so perché volevo fare sta mossa, ma non me l'ha fatta. Però adesso ci sono riuscito. Nice. Devo ringraziare Frozen che mi ha un minimo preparato almeno a parare Mitra. Se no mi avrebbe distrutto Nervirin. Troppo lento. Troppa lenta quella mossa. Ah, sparato troppo in alto. Decisamente troppo in alto. Ah, hai scelto pure. Mi sono appena reso conto adesso. Hai scelto la skin spoiler. Su via. Su via la skin spoiler. Potevi scegliere tutte le skin di Paramita, scelto la skin spoiler. Po! Che bella la mossa super pesante. Wow! Ok. Ok. Ha colpito l'ultimo frame in cui diventa più grande. Po! Niente, se ne prende.
Eh sì, la skin spoiler questa qua. È la skin spoiler. Lori, grazie abbonamento con Prime per 8 mesi. Wow, mi ha preso a quella distanza lì. Cavaca che range. Sono forse fuori. Cazzo, sono fuori. Potevo vincere tantissimo questa va. Mi ha fregato la fine. Quella mossa lì era fortissima. Mi ha lanciato un sacco distante. Shit. Lori, grazie. Guarda, guarda quanto è deluso Kazuya là sotto. Ah, 110% non l'hai preso neanche una volta e hai perso. Testa di minchia. Non riuscivo a dargli il colpo finale. Bastava letteralmente un colpo. Mi ha buttato fuori a 50% di vita, che è difficilissimo a fare con Kazuya visto che è un tank. Lexian. Dai, Lexian, so che tu sei bravo, bravo. Joker. Joker, va bene. Le pupe vincono. La buba vince sempre. Ogni volta. 3, 2, 1, via. Che vacca. Sarà difficile con i personaggi veloci qua, eh. Qui stanno uscendo personaggi non per niente lenti. Veloci. E dai, sono pure tutti bassi. Sono pure tutti bassi. Non sto prendendo nessuno. Hello. Ok. Ma cosa mi hai preso? Non ho neanche visto arrivare quel colpo lì. È una buona scelta da parte mia, onestamente. Gioca non è basso, sta abbassando. Sì, ma si abbassa con ogni mossa. Poi confronta Kazuya, direi che è basso. Kazuya non è neanche il più alto. Non è neanche il più alto in Smash. Pff, e dai. Lui quello cazzo colpisce fortissimo, ma c'ha davvero poco range ed è davvero lento. Sto tankando tutto adesso. Una volta non era abbassato. What the fuck? Mi è scivolato fuori. Vuoi imparare a utilizzare questa cosa qua, ma non ci riesco mai. Fuori! Su se non è fuori! 120%! Ecco qua! Scusa, 100% pugno di Kazuya, non sei fuori! Me lo aspetto da un Gano, non da un Joker! Dai, scendi! Non mi scende! Almeno per una volta mi ha ripreso. Una volta mi ha ripreso almeno. Dai. L'altra parte volevo fare. E dai. Qualcuno colpisca. I parenti non mi fanno più niente ormai. C'ho 180% di vita, devi buttare fuori. Basta proiettilini. Ok, sono ancora dentro. Sono fuori, ok, ok. Finalmente sono fuori, almeno. L'importante è che qualcuno dove uscisse. Dopo tutto questo balletto qua, doveva uscire qualcuno. Porca vacca. Quanto cazzo è più veloce.
Dice FIHA? L'ho detto. Oh, che l'ho preso per una volta. Thank you. Thank you. Mio Dio. Yes, fa male. Adesso che c'ha il persona fa male. Guarda che c'ha il persona fa male. Posso forse provare un minimo a stollarlo così, per cercare di non essere completamente fregato, ma mi sa che mi ha fregato qua. Eh sì. E niente. Quando c'ha il persona diventa molto più potente. Speravo di riuscire a stollarlo un minimo di più, invece non sono riuscito. Alla fine sono riuscito un minimo a prenderlo almeno, dai. Dopo un balletto di 2 ore dove saltavo da tutte le pazze, sono riuscito a prendere un paio di volte. Ho sempre vicini questi combattimenti qua comunque. Riesco a levare 2 stock, ma non riesco a dare il colpo finale. Troppe volte di essere successo. Il grab in su di Kazuya dovrebbe uccidere in teoria. Ho sbagliato prima perché mi è capitato per caso l'attacco nella direzione che non volevo. Perché dalla fuori ho detto cazzo l'ho preso per una volta e l'ho lanciato nella direzione sbagliata. Adexen, devi uscire te adesso, no? Vorrei già uscire. Purtroppo non so cosa rispondere. Alexa, zitta. What the fuck? Ecco, grazie. No, ma ho fatto con qualcun altro prima? Che avevo fatto prima? Non ho controllato il nome, devo scontato fosse D'Alexion. Era D'Alexion? 3, 2, 1, via! Fatti guidare davvero, fare bene il giro. Ah, per un attimo ho sentito la voce del Wii Sport e pensavo fosse di nuovo Alexa. Non ho detto nulla io. Era Nick. Ma Nick l'avevo già fatto 2 volte. Cioè, una volta? Non mi ricordo male io. Ora torna alla posizione iniziale. Quasi. Qualcuno si ricorda l'aveva già fatto? Tieni le mani e i talloni a terra. Rimani in posizione. Devo fare in su, giusto? Ma ha detto che devo fare in su per buttare fuori. Ora torna alla posizione iniziale. Via fuori! Ok. Fatto tutti una volta? Ah, ok, allora forse mi ricordo male io. Oh! Ho preso. No. C'ho 190%, ma sono ancora in gioco. Sono ancora freschissimo del combattimento. Posso ancora resistere. Niente. Distribuisci il peso in modo uguale su entrambe le gambe. Uh, 218%. Qualsiasi cosa mi butta fuori ora. Ora torna alla posizione iniziale. Troppo distante era. Non potevo neanche fargli la presa. Devi guidare da me per fare bene l'esercizio. Sono fuori. Cacchio, mi dovevo prendere una singola volta. Quello che succede sempre anche a me è che devi dare l'ultimo colpo e non ci riesci mai, perché improvvisamente il nemico diventa il personaggio più veloce dell'universo, nonostante sia Kazuya. Oh, mamma mia. Le hitbox stanno fregando costantemente. Sono tutti i colpi che colpiscono verso l'alto. Posizione iniziale.
Ecco. Questo mi ha fregato. Devo rimanere lì vicino per poter subito cambiare l'attacco. E invece non l'ho fatto. Ah, no, vedi, non butta subito fuori però, eh. Devo fare tipo un uppercut per buttare fuori a 100 almeno. Tipo qua. Però forse attacco per salto è buono, perché lancia il nemico e gli spara laser counter e forse va bene. Ho tutto da Lexion. Lexion non mi ricordo, mi sa che le scorse volte con Lexion era sempre un po' combattuta. Mi sembra che io e Lexion siamo all'incirca a sto livello. Mi sembra di sì. Quante vittorie siamo? 2 massimo? 3? 3 credo. Altro Joker? Pronti? Sono tutti veloci. Non dico i personaggi veloci del gioco. Uno c'ha Mitra, l'altro c'ha Joker. Che cavolo. Costantemente loro. Sono tremendi da combattere. Non mi sono avvicinato, eh. Stai stollando per... No, non ti si carica neanche in fretta così. Fuck, mi sono dimenticato il nome. Asen. Ecco. Minchia. Ho giocato 150 ore, se mi dimentico il nome, porca vacca. Ecco qua. Mamma mia. Sempre leggermente abbassato quando fa quella mossa. Via. Mi imparo a fare questa cosa qua, perché almeno lui può colpire da leggermente più in basso in quel modo. Però deve fare pure il saltellino. Ok. Dai, che sei fuori. Se ti colpisco una volta ormai. Così. Vai, se puoi. Ok. Sì, lo so che Rasen l'ho avuto per un paio di ore massimo. Però dai, c'ha comunque la sua importanza, Rasen. Lo so che non si utilizza molto, però lo devo ricordare. Ho portato 70 episodi di Persona 5 Royale. 67 per la precisione, non 70. Però cercavo di cisarmi e si è cisato da solo? Cercavo di cisarmi e si è cisato da solo per caso? Eh? Pa! Fuori! Ha sbagliato lato, sì, l'ho visto, ha sbagliato lato. Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! I did it! 3-0, primo 3-0 del giorno. Conto pure Joker, che mi ha dato una... mi ha fatto di un sudare Joker prima, almeno questa volta non è andata così male. Che vuol dire cisare? Come si fa a spiegare cisare? È praticamente abusare di meccaniche di gioco per fare qualcosa che, diciamo, è considerato molto spesso cheap, poco onesto, qualcosa del genere. Oppure quando mi mangi formaggio, una delle due. Non sono sicuro. Ok, Lugia. 3, 2, 1. Lugia non so, non l'ho combattuto mai Luigi. No, per niente idea di come funziona Luigi. Oh. Mi ricordo all'incirca che mosse è, cosa fa, però. So che fa un sacco di combo. Oh, quasi. Mi ha cercato di fare. L'ho visto, eh. L'ho visto cosa stava cercando di fare. Io infatti ci ho pensato appena l'ho visto entrare nello stage. Voleva fare la mossa che è il taunt invece di colpirmi normalmente. Voleva fare la mossa che è il taunt. Come ce l'ha Kazuya, ce l'ha anche lui. E la faccio io invece. Quasi.
ci ho sperato. Vuole Cesare anche lui. Ci riesce invece lui. Lui ci riesce invece. Capisco sempre quella cosa sbagliata. Mi viene da fare quella cosa lì, ma non riesco sempre a fare la combo se il nemico c'ha così tanti punti vita. No, what the fuck. Dai, ok. Lui ci è riuscita a Cesare, assolutamente sì. Non riesco a scendere, non riesco a scendere dalle piattaforme. Ancora adesso, c'ho tipo ormai quasi 100 ore su Smash. Non ci riesco a scendere dalle piattaforme. Chi ha fatto i controlli di Smash non li capirò mai. Wow, mi ha preso addirittura. Prende così tanto indietro. Scendi giù. Per una volta scendi giù, maledizione. Toh. Non riesco a sconfiggerlo perché ho 100% di vita e mi sembra davvero difficile come cosa. Ma ho la soddisfazione di almeno essere riuscito a levargli due barrette di vita, dai. Non torno più in basso. Non torno più in basso, non mi fido di te. Toh. No, niente, l'ha preso. Fua! Shit! Se non mi cisava, forse ce la facevo. Ce la potevo fare se non mi cisava. E io non sono in grado di farlo. E non so neanche se c'è le mosse adatte, cazzo. No, credo di sì. Non lo so se c'è le mosse adatte per farlo. Mi ha fregato, quando sono sotto in uno stock e una persona è così brava, non riesco a recuperarlo. Non riesco a recuperarlo. Torons, devi spostarti. Thank you. Bravo. Vedi? Vedi Torons che bravo? King K. Rool sarà tosta. Però almeno King K. Rool non è lento. Cioè non è veloce. È lento. Potrebbe essere una buona cosa forse. Non saprei comunque King K. Rool può fare molte cose fastidiose. Ti colpisce da lontano, fai counter e tutto. Però ci potrebbe andare anche bene, eh. Non sa mai. Non sa mai. No, non ci va bene. Decisamente non ci va bene. In quale mondo ci va bene? In quale mondo questo è andare bene? Ma oggi abbiamo tutta gente che è super brava. Oggi abbiamo gente tutta super brava. Che succede? Non credo di essere peggiorato tanto io che mi sembrate tutti imbattibili. Sono tutti bravissimi qua. Sono tutti bravissimi qua. È la madonna. Tutti che ci giocano a Smash oggi, eh. Ok, dai. Non credo basti, perché lui c'ha un sacco di recovery. Davvero. Se ribalta così la situazione mi vuole fare la fregatura anche lui. Però è morto anche lui. È morto anche lui, dai. Almeno questo. Non che mi rende molto felice perché tanto sta già per morire, c'ha 140% di vita, però già qualcosa. Già qualcosa. Quelle cose li riesco mai a farle nel momento attuale. Oh, quasi. Dai. No, perché? Non volevo fare quelle mosse lì. Non volevo. Mi prendo, lo sapevo. Rischio di essere fuori qua. Rischio molto di essere fuori qua. Perché alcune volte parto in una direzione a random, devo sempre fermarlo. Volevo rimbalzare. Di sicuro lo sconfiggevo se rimbalzavo sulla cosa, però per qualche motivo andava avanti. Mi è successo già un paio di volte che prendo il nemico e poi sento tornare indietro e fai in modo che non muoia. Perché torna indietro, quindi evita che muoia il nemico. What the fuck? Perché? Non lo capisco. Quando uscirà l'ultimo passaggio del DLC, essendo confermato essere l'ultimo pass, Smash farà la fine di Mitopia? Serie interrotta e mai finita? Non lo so, adesso andrò a vedere. Non so se finirò mai World of Light nella mia vita.
Questi sono tutti personaggi famosi per essere giocati online. Quindi mi sembra tutta gente che sa giocare online oggi. Sarà una live di tipo 3 ore di bullismo contro di me. Non è che sono molto contento di questa qua. È per questo che non faccio troppe live di Smash. No, no, va bene, sì, in realtà. Quello che mi aspetto. In realtà combattere con gente che è molto più brava, per quanto comunque è difficile da fare il tutto, pian piano delle cose ne impari. Pian piano delle cose ne impari. È un po' una trial by fire, però qualcosa ne impari. No. C'è una fatica mostruosa a scendere dalle piattaforme io, come sempre. Via. Ho sperato, casomai ci passasse attraverso. Dai. C'ho un tempo di recupero dopo quelle mosse lì che è infinito, purtroppo. No, oh, quasi. Quello poteva bastare, forse. Vai! Vedi, stavo tenendo premuto verso destra, ma rimaneva fermo. Perché volevo andare dalla parte opposta, non capisco. Ah, mi ha preso finali. Niente. Non ce la facevo. No. Vieni qua giù. Vieni qua giù. Non basterà mai, ma io ci provo. Ho troppo tenuto premuto quello lì. Oh, funziona da scudo anche. Ok. Devo portare al 140% e continuo a fare le mosse sbagliate. Ci vorrà un po' per imparare questo Kazuya. Però mi piace davvero molto come personaggio per il momento. Mi sembra comunque difficile da usare, però. C'ha le sue cose davvero molto forti, ma c'ha di sicuro anche le sue debolezze. Se riuscissi ogni volta a fare un round del genere, molto volentieri. Ah, spero. Ok. Tutte e due che ci colpiamo da distante. Oh, speravo che si avvicinasse leggermente. Ho fatto il predict, ma non ha funzionato il predict! Ho fatto il predict e stavolta ha funzionato il predict! Il personaggio è sgamato, il personaggio è molto forte! Però bisogna anche vedere, nessuno lo conosce per bene perché è nuovo. Comunque si sente te che premi i tasti, sono lì che dico... Intanto qualcosa, fai funzionare qualcosa! Sto prendendo cazzo in faccia da 2 ore, ti prego! Fai funzionare un attacco! Tranne Lucio mi spacca sempre il culo. Lucio c'ha la connessione veloce del mondo ed è potentissimo anche. È una combo tremenda. Main di Ness? Ness main? Mi sembra di sì. No! Non puoi usare le sue piattaforme. Faccio una fatica mostruosa a scendere. Come cazzo ho fatto a mancarlo con tutto? Stavo scansando in quell'istante lì. Ho fatto un frame troppo tardi. Dai. Ah, ma guarda che range ha quell'attacco lì, non mi aspettavo per niente. Oh, oh. Cioè, ero in posa d'attacco a mezz'ora e poi è scomparso completamente. Cosa è successo lì? Kazuya!
Kazuya! Kazuya! Dai! Porca vacca, cercavo di fare quello lì, non ci riuscivo. Laghino tecnico-tattico. Sì, era tutto calcolato. Era tipo, oh merda, mi sta per colpire con la mossa. Aspetta che stacco internet. Ho sbagliato tasto. Grazie che mi ha salvato lui. Questo è però che è mostruosamente fastidioso sta cosa qua. Thank you. Oh. Almeno questo, dai. Dopo che mi ha levato uno stock al 50% con quella combo lì. What? The fuck? Salta, è troppo basso. Troppo basso, lo salta pure con i pugni, con i calci, anzi. Wow. Macchino tattico numero 2. Why? Giuro non ho cliccato quel tasto. Ti giuro smash non ho cliccato quel tasto. Te assicuro. Vacca vacca, per una volta facevo questa mossa qua. Non me la prende. Mi lancia fuori. Mi sa che sono fuori. Sono buone chance. Davvero. Davvero. Ciao, sono addio. Sì. Un centimetro tanti colpi. Ma che a cazzo è quando ha 100%? Ha delle mosse potenziate. Non mi ricordo però neanche quali siano, onestamente. Perché l'avevo controllato, ma non riuscivo comunque a fare quella cosa delle mosse potenziate. Cioè, non. Credo tu possa fare la presa è potenziata ancora di più. Non mi ricordo bene come funziona. Oh, sono tutti bravi qua. Sono tutti bravi, ma che è sta storia? Shit, un altro! Un altro kick and roll! Sono tutti gli stessi personaggi poi. È un loop infinito. C'è la super mega presa di presgravata. Mi sa di sì, però. Non riesco mai a farla perché c'è un centimetro di distanza di troppo. No, non volevo fare cosa lì. Volevo caricarla, invece mi ha fatto l'altra mossa perché c'ha troppi input e cose si possono sovrapporre purtroppo. Però l'ho preso per una volta, dai. Addio. Di che gioco è King K. Rool? Donkey Kong? Come di che gioco è? Donkey Kong? Ma capisco di che gioco è NES, ma di King K. Rool, su via! King K. Rool! What? Perché? Ti devi girare? Sei un personaggio che si gira in automatico, non ti giri neanche! Ma che è sta storia? What? Addio. Molti dicono che Kazuya sia uno dei passaggi più rotti che siano mai usciti. Lo capisco. Ci sta assolutamente. È davvero molto buono. Davvero? Vaffanculo. Non riesco a scendere. Appena salgo sulla piattaforma sono già in svantaggio. Oddio. What the fuck? Su via. Dai. Non credo che scavo questa cosa qua perché non credo che butti fuori. Ah, almeno con questo finalmente. Sono al 100%, quindi non ce la farò mai, però la soddisfazione è almeno di averlo buttato fuori due volte. Riesco almeno a fare due stock, dai. Mi accontento di due stock. Ci ho sperato. Non sa mai.
quello lì come fa a essere un attacco che colpisce? Me lo chiedo sempre. Addio. C'ha priorità al suo. Vabbè. Io ho fatto un altro 80% all'ultimo stock. Meglio che niente. Meglio che niente, dai. Decente. Decente. Di sicuro è più forte lui sotto ogni punto di vista, ma qualcosa è riuscito a fare. Qualcosina. Sì, almeno King Kiro è scoperto con i laser. Almeno questa cosa qua. Differenza di NES o di Joker, che ogni, fanno la stessa cosa, si abbassano di un centimetro, di un pixel, non scopo a prenderle. No. No. Bravo, Mattia. No, deve entrare Mishiru. Thank you, cazzo. Ah, oh, fa di casuale. Se adesso come casuale riesce... Gli esce proprio quelli. Gli esce un setta di nuovo. 3, 2, 1. Sì, comunque Smash è un gioco dove anche se i personaggi sono molto forti, se non sai usarli comunque fino a un certo punto sono... Cioè non ci avrai mai l'auto win, senza alcun dubbio. Anche Kazuya mi sembra davvero molto forte, ma cioè infatti non c'ho l'auto win, anche se molti dicono che sia uno dei migliori personaggi. Vabbè che non sono molto bravo, però io non voglio fare questa mossa qua, sto cercando di fare l'uppercut. E continuiamo a fare la cosa, quella mossa lì. Ok. Uff. Ok. Quasi. Mamma mia, me lo sono fatto perdere tantissimo. La mossa lì era praticamente regalata, sul serio. Come questo. Sì, ci sono dei personaggi che ovviamente sei più portato anche a utilizzare o meno. Tipo a me in realtà non risulta troppo complesso utilizzare Sephiroth. Mi trovo bene con Sephiroth. Però non l'ho utilizzato troppo, quindi non sono troppo abituato a utilizzarlo. Devo ancora fare roba per usarlo per bene. Però mi ci trovo bene con Sephiroth almeno. Con Kazuya non mi ci trovo male. Non mi ci trovo male, ma di sicuro non sono non sono un talento nato. Di sicuro non si vede che non lo sono. Si vede benissimo che non lo sono. Basta anche lui. Dai. Oh, ci ho sperato. Volevo fare una cosa differente per vedere se colpiva. Guardate quante volte lo clicca verso il basso per passare attraverso una piattaforma. Uff. No, non possiamo fare un pronostico per ogni combattimento, per cose del genere, dai. Sapete che sono sempre a favore dei pronostici, ma fino a un certo punto. Fino a un certo punto. Il mio main era Shark quando giocavo sulla Wii. Shark mi sembra... è tremendo. Provo a utilizzarlo perché mi piaceva, era molto veloce, ma non riesco a buttare fuori nessuno. Neanche con 200% di vita, di punti vita al nemico, riesco a buttare fuori qualcuno. Come ho fatto a andare a quella distanza lì? Non credo mai riuscire a prenderlo. Engium. Grazie abbonamento per 7 mesi. 7 è il numero massimo di tutto. True. È vero. Sono tornato, ora posso sbatterti. È entrato nella stanza spirito del tempo e Frozen e si è... ha fatto un anno di allenamento. Altro random. Vediamo se esce un altro personaggio che continuiamo a vedere. Perché prima c'era random. Ok, Pianta Piragno non lo combatto mai. Non mi ricordo l'ultima volta che ho combattuto Pianta Piragno. Non me lo ricordo. Non so cosa faccio onestamente. Però almeno è nuovo. Sono contento di questa cosa qua. Aia. È basso, shit. Shit, anche lui è basso. Comunque mi sembra che sappia giocare.
Non voleva completamente distruggermi, quindi ha scelto random, ma si vede che sa giocare. Non ci prova. Perché ogni tanto liscia il board e non riesco a fare niente? E che cavolo. Intanto liscia il board e non riesco a fare niente. Penso che questo combattimento qua non sta andando molto bene, eh? Sta andando molto bene. Probabilmente se l'ha abbassato potevo sparare un laser. Non so perché ha fatto, perché sapevo che non ce l'ha come mossa. Poi ho detto, se avessi quel laser potrei utilizzarlo. È il momento perfetto. È il momento perfetto per una mossa che non esiste. Dai, sei fuori. What the fuck? Passa dall'altra parte. Ci ha provato. Ho cercato di flexarla, ma fino a un certo punto. E sarà questa tua tentativo di flexare, sarà questa tua superbia che porterà la tua sconfitta, pianta piragna. Quel singolo stock è tutto quello che mi bastava per batterti. Tutto quello che bastava per batterti. Piattaforme. È tremendo. Sono curioso. Non voglio chiudere la stanza per sbaglio. Volevo controllare quante ore ho sul gioco per capire, nonostante le ore che ho, quanto non riesco a scendere dalle piattaforme dopo tipo 80 ore di gioco, 90 ore di gioco. Mi prenoto. Devi riuscire a entrare. Devi riuscire a entrare nella stanza. Non puoi prenotarti. No. Thank you. Pronti? Cloud. Cloud sarà tosta. Cloud colpisce forte ed è anche veloce. 3, 2, 1. Ovviamente nessuno di due è al massimo, però comunque è un buon mix di cose. Per me almeno lo è. Niente. L'ho voluto tankare giusto per il gusto di farlo, perché a quel punto lì non potevo fare molto altro. Mi facevo colpire, lo tankavo. L'hai sprecato come mai? Ha miscliccato? Probabilmente sì. Forse voleva caricarsi. What? Troppo sperato. Sprecato di nuovo. Guarda che qua doveva. Fino a un certo punto in realtà, non troppo. Sta facendo apposta di provare a battermi senza il limit? O cos'è? What? Davvero? Oh, hanno preso comunque. Non ce ne riesco a entrare. Claudio, esatto, Claudio. Di sicuro non si è di canuvola. Poh! Ok, dai, fuori. Almeno uno stock l'ho fatto. Qualcosina. No, no, perché? Quando ho lasciato il tasto? Ah.
Sono imbalzato contro. Oh, no. Please, no. Ma porca vacca! Volevo fare la rotolata. Non volevo fare i pugnetti. Non so perché non me li prendeva, volevo fare la rotolata. Ma fare il caccio rotante. Continua a fare i pugnetti. Quanto è difficile fare un singolo input. Perché non stava cercando di utilizzare le mosse limit break? Che succedeva? Why? Armando, attento che poi niente te. Armando la prima. Ecco bravo. Pronti? Prima Jacopo. Un altro Terry. Vabbè. Oggi non c'è troppa varietà con i nemici. Vedo che mi sa che il meta di Smash Ultimate sta facendo sentire parecchio oggi. Mi sembra proprio di sì. 2, 1, via. Pierre, thank you. Grazie mille. Ah, davvero. No, non sono ok. Non sono ok. Ci ho sperato che prendesse prima il mio. Oh. What the fuck? Ah, davvero? Cazzo, è più veloce lui e c'ha. Non basta la mia per armo per counterare le sue mosse. È tremenda come cosa. Perché prima l'ho proprio vista. Di solito pensavo, ah, cacchio, è troppo veloce il nemico e mi prende. No, non basta l'hyper armor. Perché anche lui colpisce fortissimo. Quindi non basta come cosa. Ok. Qualcosina, Ok. Lo sapeva benissimo, lo stavo per fare. Mi ha ridato come se fossi un buco aperto. Mamma mia, un buco aperto. Cazzo ho detto? Ho fatto un casino dall'italiano inglese, volevo dire book. Ho detto ridato, ma che cazzo mi è successo? Mi ci è venuta di pappa per un attimo. Per una volta! Non riesco a fare lo sgambetto, non ci riesco mai. Tenit combo. Mi sembra abbastanza OP al momento attuale come mossa. Non volevo fare questa va. Di solito ogni volta che cerco di fare questa va, ma non ci riesco mai. Lo sapevo. Perché cazzo va a sinistra? Ogni volta che va sempre la direzione più sbagliata. È assurdo. No. A Geisa! Non sono ok. Non sono ok. Vai! Oh, per una volta l'ho presa. Sì, quella combo di Kazuya fa 40 di percentuale, non è male. Ah, stratissima che sta. Jacopo. Cacchio. Finisco sta live, come devo fare una doccia davvero? Non so proprio cantare la combo con A, neanche io te lo dico. Me l'hanno fatta prima, non riuscivo a uscirci. C'è qualcuno che ho visto riesce a uscirci, non so come fanno. Non ho ben capito come riescono a uscire. C'è di sicuro un modo, non è una mossa che fa una combo automatica da 40%, perché alcune persone riescono a uscire. Non capisco la logica, come fai?
Essendo un personaggio nuovo, mi sembra che appunto comunque non è una cosa troppo conosciuta. Perché è uscito letteralmente 2 giorni fa il personaggio. Porca vacca! What the fuck? Sono già fuori? Quasi. Oh, ma oggi tutti i campioncini Smash, come mai? Tutti non sanno fare quella cosa lì. Pah! Dai, meno che sarà fuori. Tutti che fanno comunque, sanno benissimo cosa sta facendo il loro personaggio. Io sono qua per fare Kazuya perché è uscito 2 giorni fa. Su via, gente. Su via, e dai. Un po' di compassione. Un po' di compassione per il vostro Gravier. Mi preso qua. Wow. E non perco lì. Ah, oh, mi ero dimenticato, c'è una mossa lì. Ah, me l'ho dimenticato. Cazzo, però l'ho preso al filo. Io mi cagherei addosso a fare una mossa del genere. Vai, è fuori. C'è un minimo di vantaggio, ma speriamo di riuscire a tenerlo. No, davvero lo prende comunque. Rollato nella direzione opposta. Ma abbiamo fatto a prenderci entrambi lì invece. Dai. Non basta. Ah, non basta, non basta, non basta. Niente. Ha fatto la direzione sbagliata. Yeah! Avevo ancora uno stock per fortuna. Se no avrei vinto lì. Se no vincevo in quel momento lì. Buttano lo stock sopra per fortuna, mamma mia. Vabbè che basta colpire una singola volta. Però sapete che non riesco a dare il colpo finale io. Non ci riesco mai. Violet? Proprio più Mandy così non può essere. Ce l'ha come foto di profilo e c'ha anche la skin personalizzata che vuole lui di Violet. Sarà tosta. Ma la stanza è full. La stanza l'ho fatta piccola proprio perché in passato ho fatto stanze più grandi e andavano un sacco a scatti. Quindi io per sicurezza lo so che è un po' fastidioso dover fare così, ma è il metodo migliore per almeno fare una live decente dove non va tutto a scatti. Ci ho sperato. Non si vede che giocano più loro attacking di me, che io faccio le cose difensive, loro sanno già come counterare le cose difensive dei nabbi. Devo spararlo dritto stavolta. Dai, 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 dai! È pesante, Violet. Si è bloccato da sopra, per fortuna. Quando c'hanno poco danno i nemici, mi sembra che alcune volte si può proprio uscire facile. Altre volte invece sembra che sono proprio incollati sulla combo. Lo sapevo. 2 volte di seguito non potevo tankarlo. E stavo in butta fuori. Vabbè, me l'aspettavo. Oh, no. What? Ti giuro, quella cosa lì con Violet non ci riesco mai a farla. Devo attaccarsi immediatamente accanto all'avversario con la corda. Non ci riesco mai, ci ho provato un sacco di volte. Non sa mai. Se raggiungeva, era un bel colpo. Davvero si è abbassato proprio quello. Oh, porca vacca. Tutto si abbassa. Dai. 40% di danni. E che alcune volte invece riesce a entrare lo scudo. Non capisco come devi fare. Cioè, non è così insuperabile. Cioè, non parabile quella mossa. C'è un modo per farlo, ma non so proprio qual è. Ma
Dai, yes. Dai, su. Ok, per fortuna è uscito. Cosa dice la stanza qual è? C'è scritto dopo. C'è qualcuno in chat che lo stava scrivendo prima. Forse c'è un comando, non lo so, non l'ho visto. Sono fuori anch'io, mi aspettavo. C'è un comando in chat, è smash. Come funziona? Dovrebbe essere corretto. Cazzo, non ha fatto nulla per abbassarsi. Ha fatto mica nessuna mossa lì, come si è abbassato? Non è così basso lui. Su via, sono tutti altissimi. Riesco più a prenderlo. Riesco anche a scendere dalle piattaforme. Come sempre. Mi ha capito. Sa cosa faccio. Mi ha letto. Sono un libro aperto per Gabbo ormai. Oh mamma mia. Un liscio incredibile. E sono fuori. A meno che. A meno che. No, sono fuori. Sono fuori. Shit! Ci ho provato! Troppo greedy! Troppo avaro! Troppo avaro! Non ce n'era bisogno! C'avevo il 140%, c'avevo il 40! Non ce n'era bisogno! Non me la sento per niente con la vittoria questa qua! Non me la sento per niente con la vittoria questa qua! Ho fatto due stock con un singolo... facendogli tipo 0% di vita! Non me la sento per nulla come una vittoria! Anche Albi era... sempre gli stessi personaggi. Sono sempre gli stessi. È un loop infinito. Sapete il mito dove c'è il tipo che... non mi ricordo mai il suo nome. Dove fa rotolare la palla di pietra su dalla montagna e poi cade giù e deve iniziare da capo? Sono io con questa live qua. Stessa cosa. Mi trovo sempre le stesse cose. Non riesco a scendere dai cazzo di piattaforme ogni volta. E di solito ero stato accovacciato. Perché non scende? Cosa sbaglio? Come mi spiega come si scende dalle piattaforme? Altro che combo di smash, voglio scendere dalle piattaforme. Non mi interessa molto altro. Non riesco a scendere! Sono passato oltre. Dai. Dopo un secondo per recuperare gli alert perché non avevo letto neanche quello di Piggy. Mi ero dimenticato. Ah, speravo di prendere. No. Sta devastando. Mi sta tartassando. Mi sta tartassando! Mi distrugge! Vieni fuori! E vieni fuori! Vieni fuori! Mamma mia, l'ho counterato, non sono mai riuscito a fare questa cosa qua. Ci provo alcune volte, ma non ci riesco mai. Wow! Cavacca! Mi sa che qua sono fuori. Non ci ho passato attraverso. Sono tipo 20 frame in cui era la sua testa era coperta di laser. Era ricoperta di laser. Ok, 180%. E dai. Come fai a cercare di colpire il nemico quando è invincibile, Ci provo sempre, ma stranamente non funziona. Non so perché. È invincibile, eppure non riesco a colpirlo. Chissà che significa come parola invincibile. Non me l'hanno mai insegnato i miei genitori. Cosa significa invincibile? Oh, davvero! Speravo di riuscire a rimanere qua. Speravo di colpire. Speravo di colpirlo con il calcione. Ecco qua, tipo così. Mamma mia, Pyre è sempre quella mossa comunque. Mitra, ho sbagliato. Sbagliato waifu, come ho fatto a sbagliare waifu?
Via. Ah, oh, per una volta ho preso sto cazzo di pugno qua. C'è Shrek in TV. Cosa ci siamo qua a giocare a Smash? C'è Shrek in TV. Let's go. Bello come finisce. Sono andato contro io, è tutta colpa mia. No, non volevo andare sopra. Non volevo andare sopra. Sono andato sopra. Allora, Piggy Bot, grazie all'abbonamento per 9 mesi, prima di... Oro, usali per la benzina per portare il DJ in live. Ci sarà occasione per il DJ in live. Marco... Marcozzo, grazie all'abbonamento, compare la prima volta. Thank you. Tanto tantissimo, c'ho pure il condizionatore aperto perché... Sto morendo. Devo andare contro Sky Devil. Rialtondo, thank you, grazie mille. Pronti? Ah, vediamo se riesco a utilizzare Kazuya meglio di me. Probabile. Vedremo un Kazuya professionista? 2-1, via! Mamma mia, è stranissimo vedere due personaggi che si combattono che fanno cose molto simili. Ah, combona, che io non riesco a uscire infatti. Ma perché? No. Intanto fa un recupero molto più grande di quanto non voglia. Ah. Oddio, ma scusami. Questo non mi torna. L'ho pure colpito. Era la mia mossa potente. Come ha fatto a counterarla quando quella lì a me invece mi è sempre interrotta? Che è successo? Non volevo fare questo qua. Volevo fare una cosa differente. Tipo questa qua. Dai, sei fuori. Dai. 180. Preso con la presa. Vedi, continuo sempre a cercare di colpire il nemico quando è invincibile. Non so che sia una buona idea. A me non sembra, però continuo a provarci. Sarà un motivo perché continuo a provarci. Sarà una ragione. Non mi ha preso nessun input. Interessante. È bello quando succede. Mega presa. Ok. Lui non riesce a uscirci neanche lui. Ok, per il momento nessuno dei due sa esattamente qual è il metodo. Ma che cazzo succede? Cioè, vedi, sto preso con una cosa che c'ha la mega hyper armor e ci provo sempre a colpirlo. Lo colpisco con una cosa con la mega hyper armor, ma sono comunque partito via un minimo io, non so perché. Cosa faccio di sbagliato? Sto cercando di fermare la mossa. Ecco, ne prende lui. E qua sono fuori. E poi quella potenziata. Pa! E io sono il migliore Kazuya. Io sono il migliore Kazuya. Non vi presentate mai di più qua in questa lobby con un altro Kazuya. Vi spacco in due. Vi rompo i cojoni. Gli reali, grazie al abbonamento compagno per 8 mesi. Sono grato di supportare il canale e cresci di più in tutta Italia. È vero. Assolutamente vero. Funziona così. Non a caso, Alexa. Pronti? Twitch Prime. Sapevate che se avete il vostro account Amazon Prime collegato a Twitch, avrete a disposizione ogni mese un abbonamento gratuito allo streamer che preferite. Quindi nel caso non lo aveste ancora usato, controllate se lo avete a disposizione. È completamente gratis e sarebbe uno spreco non usato. 3, ok. 2, la mia ex non ce l'ha. Allora, vorrei vedere. Non tutti vengono prefabbricati con questo comando qua attivo, eh. Oh, ho chiesto uno speciale io per farmi arrivare con questo comando.
Che? Uno, basta. Pa! Ok. Pa! Pugnone! Pugnone! Ma fa pure quella ripresa così, non capisco neanche dove sto andando. Spero di andare nella direzione giusta, ma non ne sono sicuro. Ho sperato. Mi aspettavo. Via. Ah, ci si prova sempre a fare quella cosa lì, ma è difficile farla entrare. Sei fuori! Lo sapevo! Presa con il rage! In effetti quella lì è molto buona da buttare fuori quando sei anche te a bassi punti vita, devo dire, eh? Mi aspettavo. Mi aspettavo pieno. What? Oh, mi sono cliccato. Ho fatto il tasto per saltare, ma ho cliccato anche per sbaglio il tasto per colpire, quindi non ha fatto un intero salto. Pro Control, ma i controlli di Smash hanno senso. Pa! Wow, sono passato adesso. Wow, mi ha preso lui. Questa è rischiosa. Questa è rischiosa. Sarà molto rischiosa. What? Non ho idea perché abbia colpito verso destra. Non ho poi idea. Io ho preso la gamba. Ho preso la gamba. C'è una story mode su Smash. Sì, è quella che ho portato oggi in video. Allungato la gambina, gliel'ho presa, l'ho lanciato in aria. L'ho detto, siete di Kazuya, non entrate. Sono io il Kazuya re. Sono io il Kazuya alfa. Non a caso c'ho il Widow's Peak come Kazuya. Sarà un motivo. È nelle mie vene. Pronti? Fuck, c'è Pikachu. Pikachu mi fa più paura di qualsiasi altra cosa, onestamente. È basso, non posso prendere con i naso. Non ce la faccio. Come entra stanza. Se scrivi punto esclamativo Smash ti esce le info. P. Pua! No, dai, il mio... Ma mi apre armo! Chi altro c'è un hyper armo che funziona? A me non funziona. Ma mai. Il cazzo gli ha rotto. Vabbè, che se riuscisse a passare attraverso tutte le cose lì, il colpo sarebbe mostruosamente OP. Però. Agli altri è funzionato, a me non ha funzionato. Troppo basso. Troppo basso. Non mi ha preso il colpo. Oh, vedi, per una volta ha preso l'Hyper Armor. Qual è la differenza stavolta? Che c'ho molta più vita, forse è quella la differenza. Sarebbe una buona giustificazione, in effetti. Anche lui cercava di girare attorno a tutto lo stage. Perché continua a provare a colpirli? Sono invincibili. Sono invulnerabili. Perché cerco di farlo? Sono già passato attraverso. Combo 10 colpi contro un Pikachu non funziona per nulla. Sono passato, saltato oltre anche. Tremendo il matchup con Pikachu, troppo basso. Non riesco a colpirlo con nulla. L'ho preso con il laser. Da qui in avanti tutto in discesa. L'ho preso con il laser, da qui in avanti tutto in discesa. Ok.
Mamma mia, quanto era al bordo dello stage. Yes! Yes, è fuori! Dai, almeno siamo pari. Perché dico che siamo pari? Ogni volta che cerco di colpirlo nel momento più sbagliato. Perché dico che siamo pari? Perché non... questo stock qua non mi dura molto, lo stock qua. Sono abbastanza sicuro di sta cosa. No, perché? Perché? Mi è da farlo. È troppo basso, non funziona. Vedi, non riesce mai a entrare. Qua riesce a entrare, l'ho pure caricato. Almeno qua entra. Stato di nuovo! L'Hyper Armor funziona! Esiste veramente l'Hyper Armor? Da quando? Da quando esiste l'Hyper Armor? Da quando esiste l'Hyper Armor? Da quando esiste? Improvvisamente si attiva l'Hyper Armor e ce la faccio! A caso? Nice. Buono. Ho tutto quel troppo bassissimo. Io può essere tosta. A me sono personaggi nuovi, finalmente. E mi sembra che sia anche più personaggi al mio livello. Minimo. 3, 2, 1, via. Anche lui c'ha... Sì. Ho visto qualcuno che ha fatto uno squat sopra la piattaforma senza riuscire a scendere. Sì, sei un mio fratello. Smasm. Automaticamente fratello di vita. Anche lui non riesce a scendere dalle piattaforme. Se mi prendeva sono sicurissimo. E dai. Lo sapevi benissimo che non facevi in tempo. No. Let's go. Perché cerco di colpire? Non sono invulnerabili. Perché continua a provarci? Dai, combo una gigante. Non ci provare. Niente menu. Niente menu. Devi imparare a fare la cosa giusta. Non leggere il menu. Clicca la prima cosa in cima senza nessuna logica. Qua mi prendeva. Sono fuori, sono fuori, sono fuori. Il personaggio di Chrono Trigger, senza alcun dubbio, fossoso. Senza alcun dubbio. Non è sicuramente dal secondo franchise JRPG più famoso di sempre. Senza alcun dubbio non è da quello. L'ha preso? C'avevo pure abbastanza vita, eh. Non ho preso troppi danni. Ma porca vacca. Capito che mi ha preso due volte di seguito, però fino a un certo punto, dai. Qua non si è attivata l'Hyper Armor per nulla. Non si è attivata l'Hyper Armor per nulla. Perché teletrasporto? Che ti serve teletrasporto? È già sullo stage. È già sullo stage. No. Sudatissima, sudatissima, no! God.
Sono ancora dentro. No. No, e sono fuori. Sono ufficialmente fuori. Cazzo, combattutissima questa qua. Fino all'ultimo. Mi ha preso con quella lì, purtroppo. C'era una buona mossa alla fine. Yeah. Quasi. Mi hai fatto a perdere. Ma hai recuperato. Ma ha fatto il culo. Guarda, c'è l'ordine a distanza. Prima però, Gubbo Gamer. Ma non è il numero 17 Dragon Ball, no? Eh? Ah, sì, adesso mi ha... Se ti ricorda Dragon Ball è per una ragione, perché Dragon Quest, l'artista che ha fatto i disegni tutto, è Toriyama che fa Dragon Ball, quindi ci sta. Oh no, un altro personaggio basso, non posso farlo con i laser! Insieme a un personaggio di Dragon Ball è giusto, è fatto al creatore di Dragon Ball. Eroe del primo DLC, sì. È del primo DLC, del primo Fighter Pass. Se non sbaglio era il terzo personaggio del primo Fighter Pass. Ma forse era il secondo? Però io non ti posso colpire con quello lì e te invece mi può colpire, non è giusto? Tu non sei... Intanto mi va avanti la combo quando non voglio, perché te elimina la prima. Questo Kirby mi sa di cattivissimo Kirby. Questo mi sa di un cattivissimo Kirby. E che cazzo! Tutte le volte! Sono fuori, non potrò mai recuperare. E dai! Ho pure fatto lo dodge! Colpito con due mosse finora, il colpo di fuoco e la presa. Ok. Non c'ho il salto, me l'ha mangiato il salto, non ce l'avevo. Non potevo anche recuperare. Meno uno stocchi l'ho fatto. Posso andare a casa con la coscienza tranquilla. Nessuno mi ha tristoccato almeno oggi. Ciao. Non posso fare nulla. Non c'ho neanche tempo di recuperare. Perché? Volevo fare il saltino. Aspettavo che non riusciva a raggiungere quello lì. Ah. What the fuck? Scendi dalla piattaforma! Per una volta nella tua vita, Kazuya, scendi dalla piattaforma! Entra nel robot, Kazuya! Via! Qualcosa. Dai. Maybe se mi va di culo. Non mi sa che non mi va di culo. Mi sa che non mi va di culo. Mi sa che non mi va di culo. Ma io sono riuscito a fare due stock. Dai, almeno ho recuperato un pochino. Era Shinji quello. Ah sì, ah, scusa, ho sbagliato. Cavolo, che mi ha distrutto. Mi ha bullizzato dall'inizio alla fine. Ora vediamo se con Lord c'è la stessa cosa. Lord si è giustificato dicendo: ma non ci gioco da mesi. Ma da un sacco che non tocco il gioco. Ma il mio controller non funziona. Ma c'ho il Joy-Con Drift. Ma c'ho il cane che mi abbaia. Tutte le giustificazioni. Quindi vediamo adesso che succede. Vediamo che succede. Punto Link. Allora, una volta ho giocato contro Lord utilizzando, mentre utilizzava Link, mi ha
ha aperto il culo talmente tanto che è imbarazzante. Però Kazuya non credo che l'abbia mai combattuto praticamente. Ma non l'ho utilizzato neanche mai io, quindi non so se è una cosa molto a mio vantaggio. E oh, minchia così. Minchia tutto projectile. Ok. Il boomerang lagoso. Appena mi ha toccato il boomerang ho iniziato a laggare. È forte Link? Link se ti prende bene ti prende davvero molto bene. Però è fastidioso, perché c'ha tutte cose del genere. Devi saperlo utilizzare però. Io roba del genere non riuscirei mai a farla in tutta la mia vita. Difficile avvicinarsi. Qui l'abbiamo colpito entrambi, dai! Dai! Davvero! Non sei fuori neanche con questo! Di nuovo! Ok, second try ha funzionato. Era impegnata prima tatti la PS5, sì, infatti. Tutte scuse, Lord! Ah, full combo, full combo, full combo. Yeah. Capisco che dato non si gira. Yes. Colpo pesante. Ho fatto molto più danni qua. Oh, l'hyper armor. L'hyper armor. Mi frega sempre così il Lord. Mi colpisce mentre sono fuori stage con tutte le cosette che spara e lancia. Wow, c'è una bomba in mano, what the fuck. Ho ottenuto la bomba in mano. Yes. Non riesco mai a fare danno con quel con quella mossa lì. Appena avevo lo scudo attivava. Oh mamma mia. Mamma mia, non riesco più a toccarlo. Sono fuori. Quando entra in ritmo non riesco proprio a toccarlo, Lord. È tremendo. Mi fa rimbalzare ovunque. Non lo fai schifo. L'oggettivo, no, quello è oggettivo. Il problema è che anche Lord è bravo. Il problema è che anche Lord è bravo. Jojo. 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 Thank you, Jojo. Thank you, Jojo. Pronti? Oh, un altro Kazuya. E non sei il primo Kazuya che mi batte. Però ci sono. La posta è alta. Ho la mia sequenza di vittorie contro Vai Kazuya. Non posso perderla ora. Non posso perderla ora. Ho mollato prima io. Mi sento che sarà ridicolo. Devo smettere. E invece è la cosa giusta. No. Per fortuna. Preso? Buon sapersi. Ah, qua sono una merda io. Yes. Yes, 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 yes. Quando riesce a prendere cosa lì è fighissimo. Uscire.
Non so cosa ho fatto di preciso, onestamente. Mi fa sempre ridere quando il gioco è tipo, che cazzo è successo? E si blocca. Ah, sbagliatissimo. Porca vacca. Ho mangiato un sacco di input lì, purtroppo. Oh, però non lo faccio mai, dovrei... Una buona idea, in effetti. Dovrei provare a farla anche io. Ma perché cerco di colpirla? È invincibile. È letteralmente invulnerabile. Sta brillando di luce propria. Cosa cacchio posso fargli? Non sono furbo. Bella madonna. Ma cos'era? Era un ballo, era un tango. L'avrei fatto anch'io. L'avrei fatto anch'io. Mi è venuto in mente un secondo troppo tardi. E infatti era una buona idea, quindi. Quando sei a pochi punti di vita devi farlo quella mossa lì. Me l'aspettavo completamente, per fortuna non sono uscito. Qua potevo benissimo perdere, mancava davvero poco per perdere. Potrei Zelda Skyward Sword? Non penso che lo giocheremo tutto per la semplice ragione che non credo mi piacerà. Però sì, lo proveremo di sicuro. L'unico cazzo di aver battuto il game era Kirby. Gabbo Gamer, devi uscire, ti ho già battuto. Ho già combattuto contro Gabbo Gamer. No? Mi ricordo male io? No, deve uscire lui. Sono abbastanza sicuro. Allora, Capitan Falcon. Lush stava tutto con Kazuya. Ma Lush è un altro discorso. Lush non si conta. Troppo bravo Lush. Ovvio che perdevo. Potevo utilizzare anche metà del controller e comunque mi batteva. Mica una sorpresa quella lì. Madonna. Dov'è la mia piramola? Sai che le piattaforme sono nel mio lato debole. Non mi metto sulla piattaforma. Poi non riesco più a fare nulla. Oh, ci ho sperato. Ok. Il risultato è lo stesso. Sono fuori anch'io. Vabbè, 1-1 palla al centro, mi va bene, onestamente. Non me ne lamento. No. Ok. No. Scendi. Dai, sei fuori. È fuori. È fuori. Perché cerco di prenderlo quando è invulnerabile? Ma che problema ho ogni volta? Lo dico ogni volta, non riesco comunque a ricordarmelo. Let's go. Kazuya Mishima wins. Vada bene. Gabbo Gamer, devi uscire. Ti ho già battuto, Gabbo Gamer. Mi ricordo se ho già battuto. Sì, mi sembra di sì. TR Sasso non lo so. Infatti è uscito. TR Sasso non mi sembra. L'avevo già fatto infatti. Era il Kirby. Ah, ecco, è vero. Ci sta. 3, 2, oh no! Via! Eppure ho vestito quella tuta di Capitan Falcon! Fa. C'è pure la tuta di Capitan Falcon.
Quello poteva essere buono. È Matt. Fortuna non siamo su. Cos'era? La tennis? Pua! Colpone arrabbiato. Colpone arrabbiato. Non so perché stavo andando comunque in offensiva. Mi sono reso conto l'ultimo secondo non potevo fargli danno. Però stavo comunque andando all'offensiva. Però che ragione. Ci sta, ci sta. Ha senso. Vai. Colpone. Sono dentro. Non sono più dentro. Non sono più dentro. Ho cercato di fare il combo verso basso, ma non l'ho preso. Peccato. Lui è più intelligente di me. Lui cerca di evitarmi quando sono invulnerabile. Non fa come me, che invece dice: ah sì, posso andare oltre il mio limite, posso passare oltre la sua barriera. Ok, vai. Almeno. Una volta sono scappato anche io. Let's go! Ho imparato! Ho imparato! Sto imparando. Probabilmente tra due secondi me lo dimentico, però per una volta. Fatemi festeggiare. Ora sono inarrestabile! Ora sono arrestabile! Dicevo. Non stai usando un anime boy. Lui, più anime boy di lui, chi è? Guarda quanto è anime boy. Figlio del padre cattivo, la mamma demone. Protagonista con le due generazioni che si uniscono. La famiglia Mishima e la famiglia... Non è Kazama. Kazama è il figlio. Non mi ricordo. Madre è qualcos'altro. Demone qualcosa. Quando siamo in live, siamo in live da 2 ore e quasi 30. Facciamo ancora 3 combattimenti. Facciamo ancora 3 combattimenti. Mi dispiace perché io non sono riuscito a fare a entrare oggi. Però oggi c'è davvero tanta gente. 2, 1, via. Let's go. Wow, ha tirato fuori. Ha tirato fuori una granata. Non ti posso andare. Non ti azzata. Che odio la vita. Oh, ma perché si attiva il... Perché mi si attiva quello lì in questo istante quando non mi serve? Mamma mia, come t'ha fregato. Sto cercando di annullare la mossa lì, ma è comunque entrata. Pah! Per una volta ho preso un buon tempismo. La moglie era Jun Kazama, era tipo mezza satana, una roba del genere. No, quella era la moglie... la moglie di lui, no. Quella demone era la madre di Kazuya. Lo so che la moglie sua è Kazama, perché il figlio è Jin Kazama. La mia domanda era appunto chi era la madre. Kazumi, ecco Kazumi. Non sbaglio, era Kazumi, vero? Questo personaggio è evoluzione di Dodo Akant. Credo che combattono comunque in modo molto diverso, eh. Però ovviamente capisco la somiglianza. Ha fatto anche lui lo stesso errore, vabbè. Wow! Oh, mamma mia, si è fermato proprio in quell'istante lì. Preso.
stessa cosa entrambi abbiamo fatto. Ah, ho provato a fare lo sgambetto. Perché tanto di fatto la direzione sbagliata? Lo fa apposta? Per allontanarsi? Oh, ma perché? Ah, vedete, alcune volte è proprio il... Il hyper armo è fortissimo. Altre volte invece non fa praticamente nulla. Ancora due. Ancora due. Abbiamo iniziato che stavo prendendo cazzi in faccia da tutti. Almeno qua in fondo stiamo trovando la gente che è più al mio livello, più decente. Chi era stesso l'avevo già fatto. Infatti. Pronti? Bravo. Per fortuna. Ho iniziato con Lucio. Lucio ogni volta inizia per primo, tra l'altro. Cioè, non potrò mai vincere il primo combattimento perché iniziamo sempre con Lucio perché c'ha la connessione più veloce. Crack. Se lo prendevo con la punta del tallone, potevo fare molto di più. Per utilizzare Link devi avere un controllo dell'area mostruoso comunque. Cioè non riesco a... Ci ho provato a utilizzarlo Link anche lui perché non mi dispiaceva. Però non riesco in nessun modo a sparare così tanta roba e a tenerla sul campo tutto il tempo. Oh, mi ha preso! Mi ha preso. Purtroppo è riuscito a colpirmi. Non so come abbia fatto. Non mi sembra molto giusta come cosa. E dai. Ok. Meno questo. Troppo basso. Ecco qua. Ok. Dai. Sto riuscendo a prenderlo con un paio di mosse ora. Un po' fubo da parte mia. Sapevo benissimo che quella mossa riceveva più colpi. Porca vacca. No, fino a un certo punto. Mi stai calmino qua. Comprensibile. Comprensibile. Dai, sei fuori. Come on, davvero. What the fuck? Che era? Dai, sei fuori. Oh! Yes! Quando entra l'Hyper Armor! Quanto cazzo picchia forte Kazuya quando entra l'Hyper Armor! Quanto cazzo picchia forte! Cioè, è assurdo come la presa, che comunque lancia lontano, non riesca a buttare fuori al 140%, ma il pugno in avanti a 86 fuori. 80, quanto era? 70. Mamma mia. Pitto scuro sarà l'ultimo. Mi dispiace per l'altra persona che è entrata, ma Pitto Scuro sarà l'ultimo per oggi. Devo mettere un cap, mi viene da andare avanti, cioè mi piace, mi dà fastidio lasciare una persona che non ha combattuto, però è un posto davanti all'infinito. Utilizza anche sta cosa più spesso. Aia.
possibile comunque Dark Pit, che è così basso, quando spara la freccia è abbastanza alto per essere colpito dal laser, ma non Link, che è molto più alto. Ma cazzo funziona? Non ha senso. Concordate che non ha senso? Vai. Uff. Perché ci provo a colpirlo? È invulnerabile ogni volta. Avevo imparato, ho dimenticato. Ma vedi, alcune volte alcuni personaggi riescono ad entrare nello scudo. Non so come fanno. Vai. Wow. What the fuck. Entrambi. È una scena anime dove entrambi gli spadaccini si colpiscono e rimangono in piedi, e poi dopo un po' uno cade. È la stessa cosa. Oh, leggermente. Leggermente sbagliato. Vai. Boh. Perché dovrei sapere davvero buttare fuori prima con i pugni pesantissimi che c'ha lui. È assurdo che riesco a buttare fuori a 160. È assurdo. Niente. Cioè, assurdo che non ci riesco ogni volta. I nemici hanno 160 e non riesco a prenderli. Forse questo là ce la fa? Ce la fa. Okay. Cioè, cacchio, fino a 160% li devo portare a 200%. C'è un sacco di mosse da buttare fuori, ma non riesco mai a farle. Si conclude con la vittoria. Si conclude con la vittoria. Chiudo la stanza. Mi dispiace per quelli. C'era Aminc lì, però. Mi dispiace. Chiudo la stanza. Addio. Per oggi è tutto. Curiosità. Adesso posso farlo. Ho 90 ore su Smash. In 90 ore di gioco non ho ancora imparato a scendere dalle piattaforme. Buona a sapersi, una buona cosa, senza alcun dubbio. Va bene, gente, per stasera oggi è tutto. È sempre divertente provare un personaggio nuovo in Smash. Kazuya mi piace davvero molto, Speriamo che l'ultimo personaggio sia ai livelli di Kazuya, perché devo dire, il secondo Fatal Pass mi è piaciuto davvero molto. Non c'è nessun personaggio che faccia cagare. Mi piace moltissimo Sephiroth e Kazuya, sono quelli che utilizzo di più. Pare a meta, di sicuro sarebbero i secondi che vorrei cercare di imparare. Però io ho apprezzato davvero molto. Giochi troppo poco a Smash e a Mario Kart. Oh, però almeno in Mario Golf spacco i culi. Bene, Mario Golf. Vogliamo favorire da qualcuno per concludere? Ci sono i player inside, ho visto qualcuno dire? Ci sono player inside. Andiamo a fare player inside. Sono tutti insegnati. Non c'ho tempo, purtroppo. Se volendo io diventerei un pro player di ogni gioco e cercherei di imparare ogni cosa, ma non c'ho il tempo, purtroppo. È un peccato. Va bene, gente? Come sempre. Domani là non so cosa facciamo. Devo decidere. Forse Isaac? Non lo so. Buonanotte a tutti, a domani.